Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di modifica dello Statuto della Regione Toscana con 30 voti a favore, quelli di PD, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, un voto contrario, quello di Italia Viva, e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Lo statuto viene ridisegnato e prevede l'estensione a 7 membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fino ad oggi 5, e l'istituzione di un sottosegretario alla presidenza della Giunta, scelto tra i consiglieri regionali. Approvato anche un ordine del giorno proposto da PD, Fratelli d'Italia e Lega, per normare i trattamenti economici affinché non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai sensi del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, la proposta di legge di revisione statutaria è stata adottata in prima deliberazione. L'atto tornerà al voto dell'Assemblea regionale in seconda deliberazione, trascorsi 2 mesi dall'approvazione in prima lettura. Io sono davvero contento, nel senso che mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione, perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza, e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli non potesse essere accettata, quella del sottosegretario esterno, per un solo motivo: perché provocava un aumento di costi, e siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale, tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche: Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana, e non è chi sarà domani il sottosegretario, a me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi quelli più caldi ora, penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore, esattamente come per l'ufficio di presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte, o più forze politiche siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola giunta del Consiglio, e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile. Il mandato che ho avuto il 19 di ottobre dello scorso anno e che sto cercando di portare avanti nella forma e nella maniera con cui sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno preso con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani. Ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura. Daremo battaglia da qui alla seconda lettura, che sarà fra 2 mesi, e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Noi abbiamo proposto 2 cose: che il sottosegretario, qualora si volesse istituire, fosse esterno, avesse un meccanismo di indipendenza, perché ci deve essere la separazione dei poteri tra potere legislativo e potere di governo, come avviene in Parlamento, fra governo e Parlamento, fra Giunta e Consiglio c'è una separazione netta, perché la nostra è una regione che, come di fatto avviene rispetto al sistema elettorale, è una funzione di carattere presidenziale. E poi abbiamo chiesto una cosa importante: la parità di genere. Tutti ne parlano, tutti ne parlano, tutte le forze politiche mettono il tema della parità di genere, e poi è solamente Italia Viva che fa la battaglia per la parità di genere.
abbiamo fatto un emendamento e chiedevamo non una cosa incredibile, di avere la parità fra uomini e donne all'interno degli organismi di governo della nostra regione. Ci è stato detto che era impossibile, l'unico voto a favore è il mio, quindi io confermo con forza una battaglia nel merito delle questioni che cercava di migliorare una riforma che era sbagliata e non serviva alla Regione Toscana. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che, raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta ad un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità, e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Per cui, dopo diversi mesi che questa proposta giaceva lì senza essere trattata, siamo arrivati alla prima approvazione, perché poi dovrà esserci la seconda lettura, che ritengo possa comunque dare un contributo per poter lavorare meglio nell'ambito dell'esecutivo e avendo trovato anche una condivisione, perché uno degli obiettivi era quello di non aumentare i costi, cosa che abbiamo fatto e rispettato con l'approvazione della proposta scaturita da emendamenti che il Partito Democratico ha presentato alla soluzione originaria che era stata inoltrata al Consiglio. Ma c'è da dire che il testo, da come usciva di Giunta, è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito. E effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi, e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo, quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto, abbiamo visto il Presidente di Commissione, che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare. Abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni, quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena, anche perché mi sembra di capire che la Giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto, che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula, ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. Io spero che la Giunta abbia capito che il potere legislativo spetta al Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con i consiglieri. Se un osservatore esterno fosse arrivato in Consiglio regionale ieri, si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato, perché abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vicepresidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo, che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale, e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio, due, a costo zero.
le riforme sono state fatte a costo zero, senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. Va sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una. E credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averla pensata. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana, dalla sua nascita, dal 1970, assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile riguardo l'aumento delle poltrone, perché di questo di fatto si tratta, sottosegretari, ufficio di presidenza, tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini, perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta, gli amministratori si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente, nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora. Questo consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro invarianza di costi, e degli uffici di presidenza, di cui francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro, probabilmente a tante cose ben più urgenti. Le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi. E cosa più grave di tutte, per la prima volta dal 1970, una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente, dal presidente della giunta, che oggi si trova per altri affari a Bruxelles e viene difesa dalla sua maggioranza in consiglio. Noi usciremo dall'aula al momento del voto, perché qualunque cosa venga votato per i toscani in questo momento non avrà il nostro nome, non avrà il nostro volto e non avrà neanche il nostro voto, perché del resto non ha avuto neanche il voto del presidente che l'ha proposto, ma poi non è stato qui a difenderlo e a parlarci dei motivi di questa così importante riforma statutaria. Lo ripeto, è qualcosa che non si è mai visto in Regione Toscana, è uno schiaffo alla democrazia e alla dignità del Consiglio e dei consiglieri, che non sono passacarte di una giunta. Ma noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto 9 assessori e 2 sottosegretari esterni, che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana, semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto, che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sia l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza, perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'Ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto, e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali, dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più. Forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi, forse semplicemente perché abolendo il non assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Noi non siamo abituati a far politica occupando le persone, ma siamo abituati a far politica occupandoci delle persone. Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso Boccaccesca 2021, la rassegna con l'eccellenza dei prodotti locali che si svolge a Certaldo dal 15 al 17 ottobre. La manifestazione è giunta alla 23esima edizione e celebra il gusto e l'arte del buon vivere per un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia. È un momento di festa, un momento bello, un momento da andare a vivere tutti insieme a Certaldo. Ringrazio il collega Enrico Sostegni per la presenza oggi qui, per avermi invitato. Ringrazio l'amministrazione comunale di Certaldo, che davvero rende viva la vita della propria comunità. Tantissimi sono gli eventi che si sono svolti in questi mesi ed è bello, insomma, che il 15, 16 e 17 di ottobre possa essere un ulteriore momento di ritorno alla vita collettiva, alla socialità, e insomma davvero buona voglia di vita a tutti.
Sì, oggi presentiamo Boccaccesca in Consiglio regionale per la rilevanza che ormai questa manifestazione ha assunto, giunta alla 23esima edizione, quindi con una storia importante e che l'ha fatta diventare una manifestazione di rilievo sicuramente regionale, che mette insieme in un contesto stupendo come quello del Borgo di Certaldo la tradizione enogastronomica toscana e non solo, ormai di tutto il paese, una vera occasione per poter vedere la Toscana per quello che è, il luogo, la cultura, l'enogastronomia, insomma veramente una grande occasione, e un complimenti agli organizzatori e al comune di Certaldo che in questi anni anche su questa manifestazione ha saputo investire e farla diventare quella che oggi siamo a presentare e che molti di voi potranno andare a valutare e a gustare direttamente. La sorpresa di Boccaccesca è una conferma dell'evento che verrà fatto anche quest'anno, come fu fatto l'anno scorso nonostante il periodo Covid fosse anche un po' più incerto rispetto alla situazione attuale. Quindi si conferma questo evento che promuove le eccellenze enogastronomiche, le eccellenze artigianali, le eccellenze che possono fornire i nostri pubblici esercizi, un modo per far conoscere a certaldesi che già lo conoscono, agli abitanti dei comuni limitrofi e a tutti i cittadini della Toscana, un'occasione per provare a continuare nella vita come la conosciamo, gustando le nostre eccellenze enogastronomiche, i nostri prodotti caseari, dove tutta la rete dell'imprenditoria e del settore agroalimentare di Certaldo dà prova della sapienza e della passione che tutti gli anni, da anni ormai, mette per commercializzare i propri prodotti. Quindi ci saranno un settore dedicato, come tutti gli anni, ai produttori di vino, con l'Enoteca sempre nel Borgo Alto, varie bancarelle di produttori e venditori anche fuori regione, con le loro eccellenze sempre di prodotti enogastronomici. Ci sarà il premio Boccaccesca, come un riconoscimento classico ormai per questa festa che insomma, ha un percorso lungo, una storia lunga, perché la prima edizione è partita addirittura nel 1999, quindi confermare dopo tanti anni, nonostante questi periodi che stiamo vivendo, è un grosso risultato. Oltre alle attrazioni di Boccaccesca nel Borgo Alto, c'è anche la parte bassa del paese, con gli esercenti locali, i pubblici esercizi del comune di Certaldo, che offriranno appunto un angolo per mangiare, sempre con le dovute precauzioni dovute al Covid. E quindi vi aspettiamo tutti coloro che sono interessati al buon vino, alla buona cucina, a buoni prodotti alimentari, a visitare il nostro borgo, che fa da cornice splendida e abbraccia idealmente con le mura che ormai hanno diversi secoli di storia, e sono pronte appunto ad accogliere tutti coloro che si mostreranno interessati a questo evento. Boccaccesca ci sarà il 15, 16 e 17 ottobre, leggermente una settimana in ritardo a quello che era di solito, però abbiamo voglia di tornare a vivere, tornare a far vivere i nostri centri dei paesi. Ci abbiamo l'eccellenza dell'enogastronomia locale, prodotta a chilometri zero, e quindi in sicurezza con il Green Pass, che comunque è obbligatorio per partecipare a certi tipi di eventi, e quindi invitiamo tutti a partecipare alla nostra Boccaccesca. Thank you.